io due o tre preghierine le direi. L'unica cosa che mi viene da dire è: chi non muore si rivede. Bentornati a tutti sul canale e potrete capire il motivo della mia assenza dal casino che c'è qua dietro. Ho tentato di nasconderlo con questo, ma mi sa che si vede uguale, vero? Perdonate il cappellino completamente inutile dentro casa, ma utilissimo quando hai dei capelli di merda. In ogni caso, questa piccola introduzione è soltanto per augurarvi una buona visione, per ricordarvi che il video che state per vedere risale a quest'estate, quando con il motoclub Moto Ducali siamo stati ad Urbino, e poi per avvertirvi che anche quest'anno sarò presente a Roma Moto Days, quindi ci vediamo a marzo. Buona visione! Quella è una moto da provare. Vai piano, senza strafare, ce la prendi. Questa è un K6. Sì. Trasformato a naked. Questa con parsimonia per davvero. Quanto ci hai speso, più o meno? Più o meno ci ho speso un sacco di soldi perché... Quanti mesi ci ha lavorato prima del risultato? Da quanto tempo? Molto. Vabbè. Allora, sempre la cavalleria di una super sportiva, ne rimane la maneggevolezza, adesso la godo molto. Consigli da darmi prima di salirci sopra? Ah, sì. Quanto parte l'ha sempre fatto da nuovo, tante volte raschia la frizione. Ah, ok. Vado? Vai. Metti le cose. Ah, quando metti la prima dice sempre la quarta. Soprattutto alla folle dice. Beh. E le altre marce? Le altre marce tutte in quarta. Tutte in quarta. Io prendo il CBR. Va bene. Io due o tre preghierine le direi. Con calma, però è una gran moto. Vai tranquillo. Dove andate? Vai a fare le capote. A morire! Mi porto io sulle capote, andiamo. Le capote sono una serie di curve, no? Almeno la senti sta motina. L'importante è fino a 7 va bene. Passato i 7 comincia a dire le preghiere. Vai, allora non vedi così. Yoshimura! Ah, preparatevi probabilmente a parolacce, cose, vi chiedo scusa in anticipo, io mi sto a cagà sotto. Dove porta, dove andiamo? Questo davanti ovviamente è un altro membro del motoclub. Piano, ma dove vai? Aspetta! Oh, oddio! Sotto il cuccio una GSX, c***o! Fai quello che faccio io. No, c'ho paura! È pazzo! Non lo faccio quello che fai tu! Ma corta! Oddio! Ma ragazzi, sono tesissima! Porca miseria questa salsa. Allora, l'anteriore non mi piace, nel senso che non mi dà tanta sicurezza. Intendo il freno, Cioè, devo pinzare parecchio. Madonna, questa salsa per apri. E sto a 5.000 giri, che non è niente. Ecco, a 2000 giri sto tranquilla. Oh mio Dio! È cattiva ragazzi. Chiedo scusa a tutti quelli che possiedono una GSX e la sto guidando come se fosse un cinquantino. Oh, mio Dio, questa salsa!
soprannome di questa moto è Viagra. No, 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 io voglio tornare dietro. Mamma, voglio scendere. Dove mette la freccia? Giriamo indietro, ok, va bene. Giriamo indietro, dove mi fai girare? Non mi fai girare sulla breccia, sennò mi spavento, perfetto. Madonna, sono troppo tesa, devo stare tranquilla. Proviamo a guidarla come se fosse la mia. Non pensare che c'hai sotto un GSX. Ecco, vieni più qua. Carità, queste curve sono bellissime, ma io sono troppo impaurita. No, raga, io non mi comprerò mai 1000. Porca miseria, non me lo comprerò mai. È da infarto il 1000. No, ogni volta che apri il gas è un battito di cuore in meno. E comunque sto Yoshimura niente male, Concerto. Si alza. Porca zozza. Poi non è che io sto a metà della potenza, io starò a un decimo della potenza di sta moto. Vi rendete conto? Comunque guardate che spettacolo. Io sto provando una GSX fuori dalle porte di Urbino. Ma che ci sta meglio di me? Dio! Maria! Mi piace tantissimo come suona. Ok, questo è il segnale che bisogna riportarlo al padrone. Ho ufficialmente perso almeno 10 anni di vita. Non mi comprerò mai una 1000. È da infarto sta moto. Porca paletta. Com'era sta moto? Com'era una moto? Sì. Su una curva ho aperto, ma scodato. Certo, perché questa elettronica non ce l'ha, eh. Porca miseria. E ringrazio a Dio che non c'erano i dritti.